Bene ragazzi, bentornati su Quei Due sul server 2. Continuiamo questo entusiasmantissimissimerrimo gameplay su Don't Starve. Tanto abbiamo il giorno, è praticamente completo. Non mi ricordo una beneamata mazza, nel senso che avevamo fatto tante cose, forse troppe. E oggi dovevo spiegare a che serve la merda? No. Dovevo spiegare a che servono i maiali? No. Non lo so e non me ne importa un cazzo. Vediamo un po'. Vediamo un po' di andare in giro, no? A spandere, raccogliamo un po' di merda, che questa è sempre utile. Intanto mangiamo queste cose, anzi, prima di fare qualsiasi cosa, cuociamo un attimo. Ah, forse dovevo spiegare che cazzo era la merda. La merda serve per creare i campi, no? I campi poi si concimano anche con la merda e insomma la merda è utile. Voi pensate che defecare non serve a niente, invece è molto utile. Bene, mangiamo che viene bene quando mangio. Ok, intanto raccogliamo merda ovunque. Oh, 19 merda, ma che cazzo faccio con tutta sta merda? Allora, costruiamo, andiamo vicino ai campi qua, vediamo un attimo. Allora, possiamo fare una trappola per uccelli, però aspetto un attimo prima di fare la trappola per uccelli. Prima vorrei farvi vedere il campo che si fa con della buona merda. Vediamo se troviamo questo campo, maledetto campo. Eccolo. Però perché che ci manca? Dobbiamo andare a trovare queste maledettissime cose qua. Dovrebbero esserci comunque, visto che è un posto un po' di merda. Vediamo un attimo. Continuiamo a vedere, vediamo un attimino. Ah, qua avevo messo fuoco. Adesso ho delle rimembranze così, ecco. Magari se mi metto pure questa al posto del fottutissimo. Ok. Molto molto bene. Andiamo a vedere. Ho fatto una strage, proprio. Cioè, qui c'è la foresta come Dio comanda. Qui c'è la morte, però è distruzione. Molto, molto bravo. Ok. Ci sono tanti arbusti. Quanti arbusti ho? Vediamo. Oh, 7 arbusti. In realtà dovrei anche. Forse sarebbe meglio scavarli questi arbusti di tanto in tanto. E portarseli a casa. C'ho anche la pala. Beh, adesso. Forse è meglio scavarli, dai. Me li porto un po' a casa. Che sapete, a me piace coltivare questi arbusti che non servono né merita ceppa. No, a parte gli scherzi, non mi servono. Mi servono molto. Non è che non mi servano. Allora, raccogliamo queste faccende affaccendate qui. E nel mentre ci sono i porci che pascolano, insomma, cosa bella, insomma, vedere i porci che pascolano. Scusate se cambio prospettiva così rapidamente. Si sta facendo notte. Dobbiamo ritornare alla base perché i porci se ne sono già andati. Allora vediamo un attimo. Prendo anche i fiorellini perché prendere i fiorellini fa bene alla salute mentale. In linea di massima non divento pazzo, quindi non vedo cose. Almeno adesso non ce n'è necessità. Quando ce ne sarà lo farò, cioè arriverò quasi alla morte dei sensi per combattere quegli spiriti maligni e diciamo procedere verso l'infinito ed oltre, no? Allora, tanto ho raccolto questi fiorellini, adesso ricontrolliamo la mappa, dove siamo? Ok, lì è il campo base, qui è il campo base, quindi dovrei tornare, vediamo un attimo se è giusto, sì, indietro andiamo, torniamo giustamente, forse è meglio che cambio prospettiva e seguo la strada, perché seguendo la strada siamo tutti più felici. Ok, posso finalmente costruirmi il mio campo privato, perché ho parecchie erbacce. Quante ce n'ho di erbacce? Fammi vedere. Ah, intanto che mi trovo. Sta facendo molto buio e ho molta paura del buio, ma ce la farò. Fammi vedere quanto manca. Ah no, siamo arrivati. Pensavo io peggio di così. Allora, intanto accendiamo il fuoco, perché poi vi faccio vedere quanto sono bravo col boomerang e quanto ci metto a morire
col boomerang, cioè prendendolo in faccia ogni volta. Allora. Ecco perché sono andato a spiantare questa cosa. Vabbè, ripiantiamo. Mi faccio il mio orticello di ste cose. Perché sono utili da tenere tutte vicino, soprattutto quando è primavera. Di solito adesso non so con gli aggiornamenti, perché fanno un aggiornamento al secondo questi qui, e quindi non so se è cambiato qualcosa, se non è cambiato. Allora, c'è eventualmente da fare il campo più pro, magari. Guarda, ci sono rocce qui. Raccogliamo le rocce. Raccogliamo le rocce. Ecco qui. Allora. Intanto mi pocano. Ok, riaccendiamo. Sto fuoco balordo. Ok. Non avevo una cesta da qualche parte. No, non, probabilmente no. Ecco, bravo. L'ho spiantato. Non lo ripianto. Non avevo delle chest, no? Per piantarlo proprio vicino al fuoco. Ah, bravo. Vabbè, buono a sapersi. Questa cosa l'ho scoperta casualmente. Buono a sapersi. Vabbè, facciamo un campo, così vi faccio vedere qualcosa di nuovo. Non mi morire, balordo. Ok. Nel campo si piantano i semi. Poi con la merda fertilizza. Vedete, la prima volta è un po' difficile. Fertilizza. Vedete che zac, è uscita la carota. Ora, carota è un po' inutile, ma va bene così. Allora, vorrei costruirmi uno di quei cazzi matti per fare, e no, cazzo matto magari non lo dico, perché però non posso. No, dove cacchio è? Voglio farmi un forno. Non so se avete capito cazzo matto cosa intendo. Come avete fatto poi a non capire? Intanto mi recupero un po' di vita. Sì, tanto. Ok. È tutto molto bello. Il porcio amico? Vieni porcio. Ma se non ci sia la luna. Vieni porcio, diventa amico. Allora, se durante la luna piena. Amico? Ecco. Se durante la. Aspetta, mi manca tutto, mi manca. Ma l'avevo lasciata allo sbando questa partita. Ecco, bravo. Mi raccomando, rovinati la pala, perché è utile. Vai, cioppate porci, cioppate. Ma io non ho una. Cioè, non ho fatto niente. Ditemelo che non faccio un cazzo di niente. Tipo, dovrei fare questa cosa. Sti porci che c'hanno sempre fame, che si lamentano. Porcio, però tu devi lavorare. Devi lavorare come il tuo amico. Porca miseria, non vogliono fare niente. Dai, cioppate tutto quello che si muove. E anche quello che non si muove. E miniamo, qui c'è una venatura d'oro. E dai, sto giocando in finestra, quindi mi vedrete ogni tanto cliccare alla cazzo e non vedere quello che faccio, perché ho dei problemi con quello che mi registra, cioè Fraps. Fraps ha deciso che mi deve far cagare, nel senso che il frame rate scende a bestia. E io non c'ho una schedina del cavolo, cioè c'ho una bella scheda video. Cioppate, brutte merde. Oh, guarda questo. Dicevo, c'ho una bella scheda video, prima andava tutto alla perfezione, infatti ho registrato altri gameplay senza problemi, invece adesso ha ben deciso di dire, vabbè, visto che è un po' che non rompiamo i coglioni, perché non romperli, povero Redez, proprio adesso? Perché pare brutto, dai. E cioppate, fate, porca puttana, cioppa. Oh, porco di merda. Ok. Facciamo, prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Io mi ricordavo di aver messo una chest, probabilmente l'ho sognato da qualche parte.
Però qua di roba ce n'è tanta, quindi ecco. Cioppa, togli di mezzo questa roba, io non lo so. Come? Sto sentendo delle cose che non mi piacciono. Non mi piacciono affatto. Cazzo, lo sapevo! Cazzo! 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 Ammazza, ammazza, porci ammazzate! Vaffanculo, leva la... Oh, ammazza, porcio, porcio! Bello porcio! Bravo porco, che culo che c'avevo questi porci! Intanto raccogliamo. Vai, vai, attacca porcio! Oh, bravo! Te lo sei meritato. Tiè. Te lo sei meritato, porcio. Te lo sei meritato tutto. Madonna, che scagazzo. Sì, adesso. Vabbè, ci siamo riposati abbastanza, porci. Mi sono scagazzato. Perché non so se avete notato quello sgrunt, non so se lo avete sentito. Però praticamente, quando parte lo sgrunt di quei maledetti cinghialotti, conviene cominciare a correre. Perché possono veramente darti del filo da torcere. E siccome noi non lo vogliamo, il filo da torcere. Mannaggia al cazzo, mannaggia, mi sono cacato proprio sotto. Oh, maledetti cinghiali. No, cazzo, non ve ne andate. Aspetta, c'ho il fuoco. Ho fatto tanti amici. Ho paura del buio, questo mo. Ecco, ho finito pure gli slot, mannaggia al cazzo. Fermi, dove andate? Aspettate un attimo, mamma mia che caga sotto. Allora, questo lo posso buttare? Che cazzo è questo? Perché ce n'ho uno solo? No, questo mi serve. Ah, questo c'ho questo, ok. Raccogliamo, anche perché adesso abbiamo cioppato tutta una notte qua. Guarda quanta cazzo di legna, non la posso lasciare così. Soprattutto. Ecco. No! Bravo, bravo! Hai fatto l'unica cosa che non dovevi fare. Speriamo che non prendi tutta la foresta. Speriamo che non. Meno male, eh. Oh. Mamma mia, che caga. No, no! Ho sbagliato ancora. Praticamente stavo per mettere fuoco un'altra volta a tutta la foresta. È giusto di qua? Sì. Ok, torniamo a casa, bimbi. Andiamo, porci, correte perché vi lascio dietro. Oh, altri fiorellini. Quasi quasi mi faccio la corona di fiori. Così tanto per godere del. Ok. Abbiamo il cappello. Oh, guarda quanto so bello, guarda. Guarda quanto so bello. Dove stavo? Oh. Ok, non vi preoccupate, non correte, venite qua. Oh, posto? Va bene così, via. Ok, allora abbiamo un po' di roba in più per, diciamo, dove cazzo andate, maledetti? Allora, creiamo qualcosa. Allora, questa cosa è buona, buona, buona e giusta, ok. Ok, ne facciamo un po' di queste. Mi dovrei fare anche un rasoio per tagliarmi la barba, ma. Oh, il crock pot, ecco qua. Quello che volevo dire prima, il crock pot. Ok, il crock pot serve per fare delle ricette interessanti. Noi, ad esempio, non abbiamo una. Nel merito, cazzo, però ci mettiamo quello che abbiamo. Questo cosciottone qua. E poi basta, non abbiamo niente perché i semi non li prende. Ah, è tutto molto bello. Allora, vediamo un attimo. Questo che manca. Cazzo, sempre quest'erba. Devo andare a raccogliere l'erba. Non c'ho un cavolo di voglia, mamma che palle. Oh, non posso nemmeno. Volevo concludere almeno questo gameplay con una nuova portata di qualche cosa. Va bene, è ora di utilizzare il magico ninja. Guardate il ninja all'attacco. Ecco. Sono proprio un ninja.
Vabbè, e su questa bella e fortunata, soprattutto fortunata, missione, io direi che oggi la concludo qui. Comunque, come al solito, questo terzo episodio, diciamo, fatemi sapere se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima.